Beh, presentazione a cannone, eh? Con una presentazione boom boom così, eh. Buonasera, sono Johnny Depp in versione alcolica, come dicevano. Allora, che dire, questa sera parleremo di sesso, che è una cosa che riguardava tutti noi, ma che ora... Vabbè, perché dico questo? Perché i primi tempi di una relazione, no? Si litiga, si fa l'amore, si parla, si fa l'amore, si gioca, si fa l'amore, si scherza, si fa l'amore. Poi lei a un certo punto mal di testa e fa un gesto, vai, e tu? Improvvisamente una mattina si sveglia e vuole avere un figlio, quindi che cosa fa? Sempre delicatamente ti fa, ehi, vieni. Tu arrivi, ti dà la crocchettina e da quel momento per te è la fine. È la fine perché lei vuole un figlio e quindi tu sei spacciato. Arrivi a casa, ciao amore, lei, oh! Vai in bagno, amore, oh! Ti siedi sul divano, lei, oh! Allora spegni la luce rasente ai muri, lei è del colore della tappezzeria, oh! Vai al lavoro dai tuoi colleghi e dici, mi prego, fatemi fare gli straordinari. Allora, io lavoro, voi prendete i soldi. Ti battono sulle spalle il capo ufficio. No, lei... Oh. E poi, signori, nella psicologia femminile, fare l'amore è incinta. Se non è così, lei, delicatamente, vatti a fare le analisi. Oppure, no, davanti agli amici, siccome è una che ama dire e non dire, dice... Sì, anche noi ci stiamo provando, ma lui... Cioè, non prende minimamente in considerazione il fatto che... Cioè, ci possano essere delle concause. E quindi che cosa fa? Ti dice subito, appunto, devi fare le analisi. 7 della mattina ti prenota lo spermiogramma. Alle 7 della mattina ti svegli alle 6. E lui. Oh, guarda, abbiamo poco tempo, io voglio il caffè. E lui. Dai, tu vai in cucina, poi io vengo. Tempo regi, quindi sei in ritardo, quindi cosa fai? Lo fai insieme. Un po' ti scotti, oh, però sei pronto, hai il tuo, voglio dire, il tuo campioncino, mi ricorderà dicembre, salgo in moto, arrivo, entro dentro e la signora, buongiorno, lei è il signor Pisani, lei, ah, è il marito della Katia, da tutti gli uffici, c'è il marito della Katia, il marito della Katia, senta, lei è qui per, ma c'è scritto, non me lo far dire, però lo, mamma. E lei? Non ho capito. E lo... Gramma. Per lo spermiogramma. Ah, per lo spermiogramma, e le colleghe. Il marito della Katia è qui per lo spermiogramma. Ma c'è scritto sull'impegnativa. Devi tacere. Allora cosa faccio? Prendo il campioncino e lo appoggio sul bancone. Lei guarda il campioncino e guarda me. Poi guarda il campioncino, poi guarda me. Poi guarda il campioncino, poi guarda me. Allora io guardo il campioncino e poi guardo lei, dico. Cioè, un iter, forse. Senta, signor Pisani, una domanda. Lei com'è venuto? Non... No, lei, com'è venuto? Cioè, col metodo tradizionale? No! Sciocco! Com'è venuto qui? Ah, mi arrivo prima! Sono venuto qua in moto. Non va bene. No, sono tutti morti. Come sono? Ma neanche uno che magari... ha tentato il colpo di coda. No, sono tutti morti. Ma come tutti morti? Cioè, ho fatto una fatica. E quindi, e lei proprio con la soddisfazione, deve rifarlo. Lo rifaccio, non vi dico, insomma, la fatica per farlo. A questo punto bisogna solo aspettare. Ora, secondo la psicologia maschile, aspettare è la normalità, no? Una donna dice a un uomo, fai quella cosa, aspetta. Per quanto riguarda la donna, la parola aspettare è ora. E infatti lei, che è nel periodo fertile, che cosa fa? Ti chiama, ti dice, dove sei? Sono al lavoro, vieni a casa.
No, ma sto lavorando. Oh, ti ho detto vieni. Oh, t'ammazzo. Licenziati. Allora tu arrivi a casa, lei è già nuda, pronta, e tu con grande trasporto ti poni, no? Ah. Vedi, è sporco lì, vedi. Oh, che macchia che c'è. Oh, amore, son qui. Ah, scusa. Oh, intanto rassicuri tua suocera via Skype. Signora, ci stiamo provando. Ma lei a un certo punto impazzisce. Compra il test, no? Uno, ne compra 17, li mette per casa e ci fa pipì. Tu torni a casa, pensi si è rotto il bagno, allora ci pisci sopra anche tu. Dici, guarda questo, l'ho preso, guarda questo, qua, là. E fatti tutti. A un certo punto lei esce dal bagno, no, con le ciabatte. Amore, non ho capito. Spostati che magari non c'è campo. Amore, siamo incinta. Siamo. E tu fai così. Ehi, ma sono i nervi. Ehi. Però mi raccomando, scaramanticamente, non devi dirlo a nessuno. Va bene, suona il citofono, è la migliore amica. Gliel'ha già detto e sotto casa sta piangendo. La sentiva sotto. Apri, questa è la scena, eh? Questa è la nostra porta di casa, l'amica. Siamo qua. Incontro, scambio tra le due. Il vicino chiama la deratizzazione perché pensa ci siano i topi. A quel punto. Cioè, dovete parlare, non si capisce. A quel punto tu, uomo, dici, adesso basta perché è vero, diventiamo genitori, non diventi genitore. Anche per me c'è un grande cambiamento. Anch'io ho bisogno di condividere questa cosa che mi cambierà la vita. E quindi cosa faccio? Chiamo il mio migliore amico, perché il migliore amico è quello che nel momento del bisogno sa dirti sempre la cosa giusta. Luciano, divento papà. E lui, non ti passa un cazzo. E mette giù.